Ciao a tutti! Immaginatevi il mondo dei ricercatori archeologi all'inizio del Novecento. Cosa vedete? Ve lo dico io, prevalentemente uomini. Ebbene, oggi parleremo di una figura che rappresentò una vera e propria eccezione per l'epoca, spiccando tra così tanto testosterone. Vi presento Dorothy Annie Elizabeth Garrod. Archeologa specializzata nel Paleolitico, fu la prima donna che nel 1939 ottenne una cattedra a Cambridge. È stata una pioniera dell'archeologia preistorica, sostenendo ed implementando nella propria ricerca un approccio globale alla preistoria che creava collegamenti tra continenti. Condusse un'ampia ricerca sul campo, lavorando in moltissimi siti e producendo oltre 105 pubblicazioni. Ma andiamo con ordine e partiamo dai natali della nostra Dorothy. Nacque ad Oxford il 5 maggio 1892, unica femmina su quattro figli del signor Garrod, medico inglese famoso a quanto pare per la scoperta dell'alcaptonuria o alcaptonuria, che non ho idea di cosa sia. Durante l'infanzia studiò prevalentemente a casa, dove ebbe come insegnante privata Isabel Fry, rinomata educatrice e attivista sociale dell'epoca. Dopodiché frequentò la Birkeland School di St. Albans, che, ragazzi, è gemellata con Fano. Fun fact. Fano fact. E con questa ho esaurito la mia dose di umorismo spendibile su un video. Nel 1913 Garrod entra al Newnham College per studi classici. Nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, si trasferisce a Malta presso il padre e qui inizia a appassionarsi della storia antica locale, colpita in particolar modo dai templi megalitici dell'isola. È tra l'altro in questo periodo che Dorothy si converte dall'anglicanesimo al cattolicesimo. In questa occasione, tra l'altro, perde anche i fratelli a cui era molto affezionata. Al rientro da Malta, Dorothy si iscrive al Pitt Rivers Museum, Università di Oxford, dove si specializza in antropologia, ed è durante questi anni di studio che conosce il suo mentore, il dottor Robert Marrett, archeologo e antropologo francese specializzato nell'esplorazione delle grotte. Ed è con lui che Dorothy si laurea nel 1921. E già questo è un traguardo straordinario, considerando l'epoca di cui stiamo parlando. Come sottolinea l'archeologa Margaret Root, qualsiasi donna che in quell'epoca si avventurasse nel mondo dell'archeologia doveva essere per forza un'anticonformista. E a quanto pare Dorothy Garrod lo era. Se finora ancora non abbiamo parlato di un matrimonio è perché Dorothy non si sposò mai, venendo meno quindi ad uno dei principali doveri di una donna agli inizi del Novecento. Attraverso il suo mentore Marrett, Dorothy conosce Abby Henry Broyle, se si pronuncia così, dell'Istituto di Antropologia Umana di Parigi, con il quale studia per 2 anni e visita le grotte dipinte dei Pirenei. E a quanto pare Broyle addestra la sua allieva a riconoscere un manufatto preistorico senza nemmeno guardarlo, solamente toccandolo nascosto all'interno di una sacca. Pratica che ricorda un po' la scuola del maestro Miyagi in Karate Kid, ma traslata sull'archeologia. Riconosci il manufatto bendato. Ma apriamo ora una piccola parentesi. Come detto in precedenza, Dorothy si era convertita al cattolicesimo, insomma era una fedele convinta, ma era allo stesso tempo una giovane ricercatrice nell'ambito della paleontologia. Si interessava quindi alle origini dell'uomo, all'evoluzione, e man mano che procedeva nei suoi studi cresceva anche in lei un conflitto interiore. Come conciliare la fede cristiana e quindi anche la narrazione biblica con la sua crescente conoscenza delle origini dell'uomo? Questo turbamento la portò a quanto pare ad allontanarsi per un periodo dalla Chiesa, ma grazie all'influenza di un paleontologo e sacerdote gesuita, Teilhard de Chardin, Garrod riuscì a conciliare fede e lavoro, avvicinandosi di nuovo alla Chiesa. Ma partiamo con le spedizioni che condusse questa eccezionale archeologa. Nel 1926 Dorothy conduce una ricerca in Gibilterra, presso la grotta conosciuta come Devil's Tower, precedentemente scoperta dal suo insegnante Broyle. In questa occasione Dorothy scoprì 5 parti del cranio di un bambino neandertaliano. Nel 1928 conduce invece una spedizione nel Kurdistan e inizia in questo momento a capire che lo studio della paleontologia non può fermarsi all'Europa, ma deve spaziare anche oltre, verso Oriente.
E così nel 1929, è un treno, non si ferma mai questa persona, scava a Wadi El Mughara, in Palestina, unendosi a un progetto di ricerca dell'American School of Prehistoric Research e della British School of Archaeology di Gerusalemme. Gli scavi durarono 22 mesi e si concentrarono sulle diverse grotte del Monte Carmelo. I risultati della ricerca, pubblicati nel 1937 con il volume The Stone Age of Mount Carmel, dimostravano che questo monte era stato abitato ininterrottamente per 500.000 anni, durante l'epoca preistorica. Si trattò di uno scavo straordinario e pionieristico. Considerate che Gerrod scelse di farsi aiutare prevalentemente da donne che abitavano nei villaggi limitrofi all'area di scavo. Ed è proprio ad una di queste donne, tale Yusra, che è attribuito l'importante scoperta di un teschio di Neanderthal. Gerrod si rivelò un'archeologa meticolosa, attenta, ma allo stesso tempo rapida. Condivise in tempi veramente brevi i risultati delle sue ricerche, rendendoli disponibili a tutti gli studiosi, cosa non scontata. Molti archeologi sono infatti, tuttora, molto gelosi delle loro scoperte, il che li porta a non pubblicare così rapidamente i risultati delle loro ricerche. Ultima nota: fu in occasione di questi scavi che per la prima volta venne impiegata la fotografia aerea. Grazie alle ricerche condotte, Dorothy fu premiata dall'Università di Cambridge, nominata dottor onorario dall'Università della Pennsylvania e dal Boston College. E finalmente, il 6 maggio 1939, ottiene la cattedra a Cambridge, divenendo docente di archeologia, altro momento apice nella carriera di questa donna. Il Cambridge Review scrive: «L'elezione di una donna è un enorme passo avanti verso la parità di uomini e donne all'interno dell'università». Ad essere particolarmente entusiaste e contente del successo ottenuto dalla Gerrod sono le studentesse dell'università. In onore della nuova professoressa di Cambridge si tenne anche una cerimonia di Ateneo in cui ogni piatto aveva il nome di un reperto archeologico. Tutto bellissimo e fantastico, ma attenzione che la parità di genere in realtà era un traguardo ancora un po' lontano. L'ambiente universitario rimaneva prettamente patriarcale e di fatto Gerrod non poteva essere un membro a pieno titolo dell'università. Era quindi esclusa dal parlare e dal votare relativamente a questioni universitarie. Ciò restò in vigore fino al 1948, anno in cui le donne divennero membri a pieno titolo dell'università. Oltre al difetto di essere donna, Gerrod ne aveva anche un altro, ovvero era interessata alla preistoria, un ambito che all'epoca non era proprio il più in voga. Immaginatevi che agli inizi del 1900 era considerata archeologia prevalentemente l'età classica, quindi il mondo romano, il mondo greco. La preistoria doveva ancora farsi strada e affermarsi come ambito di ricerca. Insomma, era un ambito nuovo in lotta per il riconoscimento e l'affermazione. Ma a quanto pare questo non fermò Dorothy. Fu grazie a lei, infatti, che Cambridge divenne la prima università britannica in cui era possibile studiare preistoria. Gerrod introdusse in particolar modo un modulo sulla preistoria mondiale, andando appunto oltre quindi allo studio dei siti europei. E comunque essere diventata docente a Cambridge non fermò Gerrod dai suoi impegni da archeologa. Durante le vacanze estive, infatti, Dorothy non perdeva tempo e andava a scavare. Era una macchina da guerra questa. Ma non si fermò qua. Durante la Seconda Guerra Mondiale entrò a far parte del Photographic Intelligence Service, grazie di fatto alla sua esperienza con la fotografia aerea. Con la fine della guerra e il rientro all'università, Dorothy continuò a disegnare fino a 60 anni. Nel 1952, dimessa dal ruolo di professoressa, Dorothy si recò in Francia per continuare i suoi studi, ma convinta che per comprendere al meglio e la preistoria fosse necessario recarsi al di fuori dell'Europa, nel 1958, all'età di 66 anni, se ne va a scavare in Libano, con l'assistenza di Diana Kirkbride. Arriviamo così all'estate del 1968, quando la povera Dorothy fu colpita da un ictus mentre era in visita ai parenti a Cambridge. Ed è proprio qui a Cambridge che morì poco dopo in una casa di cura, all'età di 76 anni. Dopo aver vissuto, direi, una vita piena. Non la conoscevo, ammetto, questo personaggio. Ci sono arrivata rileggendo l'introduzione di un libro di archeologia che parlava un po' di figure pionieristiche appunto per la ricerca. Ma devo dire che questo è il tipo di personaggio
che ti smuove, ti ispira qualcosa, ti non so, ma mette voglia di fare bene, cioè di essere attivo nella propria vita, di andare avanti, insomma, e di non farsi frenare da stupidaggini che possono succedere nel corso della vita. Vorrei ricordare, tra l'altro, come ultima cosa, dopo vi lascio, le parole del biografo di Dorothy Gerrod, che fa un po' un ritratto anche del carattere di questa donna. Leggo la citazione, quindi distoglierò lo sguardo dalla telecamera. Gerrod era compassionevole, calma, anche sotto pressione, con un genuino interesse per le persone, indipendentemente dalla loro età, status o background, che si impegnava con tutte le risorse a sua disposizione per alleviare il disagio mentale e fisico degli altri. Se le parole del biografo non tradiscono il vero carattere della Gerrod, ed era effettivamente così gentile e generosa, a quanto pare per avere successo nella vita non serve essere spregiudicati e arroganti, come invece mi capita spesso di percepire dall'ambiente in cui viviamo. Sia chiaro, avere un carattere forte e determinato va benissimo, secondo me, ma non deve per forza coincidere con l'arroganza, l'aggressività e la violenza nei confronti degli altri, che sì, non vanno bene. Io professo e professerò sempre una morale, mio malgrado dalle tinte un po' cristiane, però la morale della gentilezza: siate gentili con gli altri, non aggressivi. Dorothy, a quanto pare, riuscì lo stesso nel suo intento ed ebbe successo comunque. Si affermò come personaggio e, essendo donna e essendo appassionata di un qualcosa che in realtà non era così in voga all'epoca. Con la calma, l'equilibrio e la gentilezza si ottengono molte cose e soprattutto, secondo me, si è anche più sereni proprio dentro, in generale, nella vita. Bene, basta. Con l'auspicio che questo video vi sia piaciuto e di avervi fatto, insomma, avvicinare a un personaggio che, secondo me, è sconosciuto, vi lascio. Saluti!